Presidente Romano, l'All-Star Game di Serie D sta diventando una piacevolissima conferma, una piacevolissima realtà anche quest'anno. In occasione del sabato di Pasqua ci sarà l'occasione di vedere il meglio del secondo campionato regionale. Sì, sì, è una bella festa della pallacanestro della Serie D. Con questa seconda edizione stiamo prendendo l'abitudine a portare a Monopoli il sabato santo un po' di basket. La Serie D merita questa vetrina perché è ormai un campionato a un livello molto interessante con atleti senior e under che potrebbero tranquillamente militare in campionati superiori. Militano in Serie D per varie ragioni e quindi è giusto dare agli atleti e anche al movimento, agli sportivi e agli appassionati un'occasione per vederli tutti insieme, una giornata di festa. Presidente Gonella, difficile organizzare, ancora più difficile confermarsi, eppure a Pimonopoli ha rinnovato l'impegno per la seconda edizione dell'All-Star Game di Serie D anche in occasione di questa Pasqua. Sì, la loro richiesta è stata ben accolta perché chiaramente questo è un momento particolare e perché no, dare l'opportunità alle società che si propongono di fare una manifestazione di questo genere è sempre un augurio anche che questa cosa si possa istituzionalizzare e non, perché no, anche a Monopoli stesso. Tra l'altro ampio risalto un campionato come quello di Serie D che quest'anno, in virtù della riforma dei campionati e del svuotamento di significato della C, dà ancora più valore a una categoria che vede comunque interpreti di un certo spessore. Sì, infatti notavo anche nella scelta dei giocatori dello Star Game che sì, accanto a giovani talenti, a giovani promesse, ci sono anche giocatori di un certo livello. Guardavo che c'era Damiano Faggiano, quindi stiamo parlando di giocatori ormai consolidati che però accettano di giocare in Serie D per mille motivi, chiaramente, quindi portano su il livello di questo campionato.